presente video ha un mero scopo illustrativo in merito alle fasi di lavoro e non sostituisce le istruzioni ufficiali di montaggio ed uso. Prima di iniziare i lavori, leggere ed applicare le istruzioni d'uso e di montaggio ed in particolare le avvertenze di sicurezza ivi riportate. Il rimorchio deve essere innanzitutto assicurato contro un movimento involontario. Si raccomanda di eseguire i lavori su una piattaforma aerea. Una leva del freno a mano eccessivamente pivotante, come illustrato nell'immagine a destra, o una corsa superiore ai 50 mm e bilancieri non paralleli, o un freno a mano malfunzionante, possono indicare un freno usurato o una tiranteria regolata scorrettamente. Per il perfetto funzionamento dei freni e per limitare il più possibile l'usura dei componenti, come ad esempio l'ammortizzatore del dispositivo d'inerzia, registrare i freni di volta in volta. In fase di registrazione, la camma del freno della ruota deve essere bloccata dall'esterno attraverso il foro con un perno di 3,8 mm. Serrare poi il dado di registrazione sulla parte posteriore del freno fino a bloccare la rotazione della ruota. Ora svitare di circa un giro e mezzo fino a far girare liberamente la ruota. Dopo aver regolato tutti i freni della ruota, azionare un paio di volte per centrare i freni. Una posizione parallela e perpendicolare della leva a bilanciere rispetto alla tiranteria indica che i freni sono regolati correttamente. In caso di posizione obliqua del bilanciere, registrare nuovamente i freni. Ora è altrettanto importante registrare la tiranteria. Per farlo, allentare la leva del freno a mano. Estrarre la barra di trazione del dispositivo d'inerzia in avanti fino al punto di battuta. Serrare il tenditore finché la leva di rinvio del dispositivo di inerzia si trova sulla barra di trazione senza gioco e senza essere sotto tensione. Serrare i controdadi mantenendo la tiranteria in posizione.